Mauro Giorico, un'importante vittoria in casa della Ferrini, perché non si deve guardare la classifica, la Ferrini è sempre una squadra ostica, l'ha dimostrato anche col Budoni, l'ha dimostrato contro di voi. E per la vostra gara si può dire due gare diverse. Nel primo tempo ci avete messo la qualità, avete fatto gol, nella ripresa avete contenuto, raddoppiate, potevate chiudere col 3-0, il rigore però parato. Sì, però nel primo tempo noi ci mancano un paio di gol che attraverso il 2-0 non si possono sbagliare, gol senza neanche il portiere. È chiaro che puoi chiudere la partita nel primo tempo, metterla, non dico in congelatore, ma quasi, e invece devi soffrire tutto il secondo tempo. E un gol può arrivare in qualsiasi situazione. È chiaro che di questo non sono soddisfatto, perché le gare si devono chiudere e ci vuole la cattiveria giusta per realizzare anche i gol. E su questo ho tanto da dire ai miei giocatori. Però io aggiungo anche questo, c'è da dire che nei primi 25 minuti sì, avete cambiato due giocatori. Sì, due abbiamo cambiato due giocatori per infortunio. Ne mancavano altri. Sì, ne mancavano altri, è chiaro che tutto questo non aiuta, però dobbiamo far di necessità virtù e andare avanti con i giocatori che ci sono. Però i gol, a prescindere da chi è in campo, quando ti capita un'occasione di questo genere non puoi sbagliarli. È questo che un attimino mi preoccupa. Però poi alla fine la partita, il 2-0 è arrivato un quarto d'ora dalla fine, 20 minuti dalla fine. Abbiamo sofferto un pochino, però l'abbiamo portata a casa. È chiaro che si poteva far gol anche col rigore di Carboni, però i rigori ogni tanto si sa che si possono sbagliare. Sì, una buona vittoria contro una squadra comunque che è viva e sicuramente non mollerà così, così come anche noi non molliamo, però è da dire che le tante defezioni un attimino ci impediscono di avere tutta la squadra a disposizione. Di vedere il miglior tempo. Sì, purtroppo domenica ci aspetta una partita importante. Ecco, infatti ricordiamo col Budoni, se vogliamo, se quel primo posto deve essere ancora un obiettivo, può essere un obiettivo, è chiaro che molto passa dalla gara di domenica. Sì. Dobbiamo aspettare martedì, vedere un attimino in che condizioni si presentano i ragazzi e vedere un attimino di recuperare qualcuno. Ecco, oltre a chi è uscito, Solinas e Sosa, vi mancava Remeceschi, che credo sia in fase di recupero, non c'era Gomez, aspettate anche qualcosa dal mercato, ma non svegliamo niente ancora. No, di questo si occupa la società, però è chiaro che i giocatori fuori sono tanti, non dimentichiamoci di Basil, certo. Sabino. Ce ne sono tanti fuori, è già da un po' di tempo, per cui dobbiamo cercare di andare avanti, però la verità io preferirei avere tutti a disposizione e poter scegliere, però dobbiamo continuare su questa falsariga, impegnandoci ancora di più per ovviare a queste defezioni che ci sono per infortuni. Il lato positivo è che sicuramente alla sconfitta del derby avete risposto con due buone vittorie. Sì, quello sicuramente, ma se non c'è l'agonismo giusto le partite non si vincono né con la Ferrini né con nessun'altra squadra, per cui questo deve essere sempre al primo posto nel giocare una gara contro chiunque. L'agonismo puro ci deve essere, bisogna ancora migliorare qualcosa sotto questo punto di vista. A Budoni per vincere è come? No, intanto giochiamo da voi. Giochiamo al Manconi, sì. E chiaramente noi cercheremo di far la partita per cercare di vincerla, poi però dobbiamo vedere che squadra poter mettere dentro e come affrontare una delle prime della classe. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi.